Oggi facciamo dei calchi in maniera facilissima. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video bellissimo. Faremo insieme i calchi, cioè estrapoleremo dei fregi da poter poi riproporre ogni volta ce ne necessiti. Per fare questi fregi super veloci, super facili, useremo questo, l'iGam di Resin Pro. Questa iGam è una pasta modellabile bicomponente per fare appunto i calchi. Con questa potete fare sia i calchi per i fregi in pasta lignea, come farò io, sia i calchi per la resina. Nasce questa pasta per i calchi per la resina. Cosa significa? Che tutto ciò che volete riproporre, un vostro cameo piuttosto che una determinata forma, un determinato fregio, basterà imprimerla su questa pasta e dopodiché potrete replicarla ogni volta lo desideriate. Bene, vediamo come si usa e mettiamola subito all'opera. Come prima cosa prendiamo i due barattoli di pasta che sono totalmente atossici e mischiamo in pari quantità la parte gialla e la parte bianca. Potete pesarla con qualunque bilancino. Miscelatela bene impastandola tra le mani finché non avrà un bel colore omogeneo. Adesso date la forma che volete e con tanta tanta semplicità adagiatela e pressatela sull'oggetto da riprodurre. Io qui sto riproducendo questa catenella lignea. Cerco di ottimizzare il più possibile la mia pasta siliconica per sprecarne pochissima. Pressate bene e lasciate asciugare 15 minuti. Quindi prendo un altro pezzettino di pasta modellabile gialla e bianca, le miscelo insieme. È facilissimo, è morbidissima. Come vedete sono senza guanti perché è atossica. Prendo un pomello di un cassetto di cui mi piaceva la forgia e lo imprimo all'interno della mia pasta siliconica e voilà, lo lascio riposare per 15 minuti. Questi calchi vanno benissimo, come vi dicevo, per paste lignee, per resina, ma anche per gesso, per pastiglia, per tutto quello per cui li desideriate. E poi sono molto semplici da sfoderare perché sono molto morbidi e molto elastici. Gli elementi vengono poi definiti nei minimi particolari, proprio perché la morbidezza della pasta siliconica trattiene ogni particolare. Ora devo fare il calco di questo fregio. E allora prendo la pasta modellabile e l'applico. Ok, tra un pochino lo andiamo a rimuovere. Nel frattempo andiamo a caccia di altri posti su cui fare i calchi. Adesso riprendiamo questo fregio. Tra l'altro, come vedete, viene anche un calco molto bello esteticamente, non viene grumoso, viene molto liscio e molto molto bello. Ora preparo un altro po' di pasta e faccio anche questo. Guardate che definizione di particolari, un altro pomello, il finale di una porta di cui mi piaceva tantissimo l'armonia, il pomello di prima e guardate adesso i particolari dei fregi che ho preso direttamente dai mobili senza nemmeno preparare il campione, cioè io ho appoggiato direttamente, come vedete dallo sporco del fregio, la mia pasta siliconica sul mobile senza rovinarlo. A fine video vedrete un video in cui potrete vedere quanti pezzi riesco a estrapolare da una confezione A e B intere.
Bene, avete visto com'è facile fare i calchi con la nostra eGAM di Resin Pro? Provatela e fatemi sapere come vi trovate. Vi lascio il link qua sotto qualora foste interessati all'acquisto del prodotto. È un prodotto ottimo, la cosa che mi piace maggiormente è che è del tutto atossico e quindi può essere utilizzato anche dai più piccolini. È facile da usare e si mantiene a lungo la pasta in barattolo se invece non viene utilizzata. Quindi minimo spreco, massima resa, ottima, ottima resa soprattutto. Provatela quindi e fatemi sapere. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e dopodiché imprimetelo su un calco e replicatelo all'infinito sotto tutti i miei video. Bene, per oggi è tutto, vi aspetto anche sulla pagina Facebook, su Instagram. Mi raccomando, venitemi a cercare sempre pennello bianco su fondo rosso, arte per te, e noi ci rivediamo sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!